Ma noi dobbiamo fregarla, non ci rimane altro che fregarla la vita. Come si fa a fregare la vita? Con un pensiero felice per dopo. Come? Pensiero felice per dopo. Che cos'è un pensiero felice per dopo? Fa dopo, pensare che dopo devi fare una cosa che ti piace fare. E quando è finita quella cosa c'è un altro pensiero felice per dopo, che dopo devi fare una cosa che ti piace fare. Perché altrimenti se dopo non hai una cosa che ti piace fare, c'hai l'angoscia e sei infelice. Allora tu mi dirai, vabbè, ma la realtà è un'altra. Ma sei anche tu che ti puoi creare la tua realtà. Quindi l'infelicità te la scegli anche tu. Vuoi essere felice o vuoi essere infelice? Che vita sarebbe una vita che non ti appartiene? E che cos'è un pensiero infelice per dopo se non un avvicinarsi lentamente alla morte? E che cos'è la vita se non un pensiero felice per dopo? Da di 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 da